Oggi il focus a Lecco è sull'area interna, ma Lecco è centrale per una serie di questioni, diciamo, aperte sul territorio. È centrale, l'ho detto prima nell'intervento, Lecco si trova sulla direttrice della Y che collega i luoghi delle Olimpiadi. I due hub di arrivo sono Malpensa, Orio al Serio, e quindi da lì si procede, si arriva fino a Lecco e da Lecco fino all'Alta Valtellina. Quindi tutta quella che è la mobilità su ferro e su gomma che si trova su questa direttrice, anche con i finanziamenti delle Olimpiadi, deve essere assolutamente migliorata, così come i benefici delle Olimpiadi inesorabilmente si scaricheranno anche su questi territori. Per cui crediamo veramente che anche da un punto di vista, diciamo così, logistico, è assolutamente strategico questi territori. Sono solamente tre di tantissimi progetti che stiamo portando avanti grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia, con il Piano Lombardia, con accordi di programma che fanno con i comuni, con le comunità montane, ma anche penso anche alla legge olimpica avuta grazie al fatto che ci siano qua le Olimpiadi, e quindi grazie al Presidente Fontana che ha vinto la candidatura alle Olimpiadi. Sono tanti i progetti che vogliamo portare avanti, e gli ho chiesto di tornare poi anche quando i vari cantieri saranno finiti, i progetti saranno finiti. Dunque, per la provincia di Lecco un periodo di grandi trasformazioni in positivo. Ma sai, sono create tante opportunità. E il fatto che il Presidente insieme all'assessore Sertori abbia voluto aumentare il numero delle aree interne ha portato ancora più finanziamenti, e il fatto che ci sono le Olimpiadi ha portato altri finanziamenti, e con la legge 9, insomma, quei 4 miliardi e mezzo sicuramente si è avuto anche in provincia di Lecco l'opportunità di finanziare tanti progetti. E soprattutto il riconoscimento di quello che io ho sostenuto dal primo momento, cioè della divisione dei compiti e dei poteri fra regione e enti locali. Gli enti locali sono i veri enti amministrativi che devono svolgere le attività, noi dobbiamo legiferare, dobbiamo programmare, dobbiamo controllare, e il riconoscimento dell'importanza degli enti locali che forse per un certo periodo hanno rischiato di essere travolti dalle follie di riforma, che grazie a Dio si sono fermate. Adesso una voce che è emersa in modo chiaro è quella di rivedere anche la posizione delle province, perché così come sono previste dalla legge del Rio sono assolutamente inutili, inefficienti e costose.